Ben ritrovati a tutti, state tranquilli, il 3 maggio è sicuro, saremo liberi di uscire tutti quanti da casa e soprattutto avremo tutte le attività aperte. Anzi, sono pronto a scommettere con chiunque di voi voglia farlo che da lunedì prossimo ci cominceremo a sentir dire dai nostri politici che dobbiamo anticipare, da dopo il ponte del 25 aprile si possono cominciare ad aprire alcuni comparti. Volete vedere? Vi spiego il perché sono giunto a questa conclusione. Ascoltate il video e soprattutto ascoltatelo fino alla fine, perché per fare questa analisi ho spulciato dei dati, con dei dati a dir poco sbalorditivi. Io più o meno me l'aspettavo, ma mai di questa entità. Vi chiedo la cortesia che se tutto quello che vi sto per dire lo condividete e dopo che avete riscontrato i dati che vi devo illustrare, condividete il video, cerchiamo di diffonderlo quanto più possibile. In questo video non dovete far altro che applicare due principi. Uno si chiama logica, di quel ragionamento che sto per farvi, e l'altro si chiama riscontro. Andate su Google e vedete che i dati che vi sto dando sono dati ufficiali che ho preso dall'Istat e dai siti del nostro governo. Vi ricordate qualche giorno fa, quando prima di Pasqua, durante la conferenza stampa, il nostro Presidente del Consiglio Conte ci comunicava che nell'interesse della salute della popolazione era costretto a prolungare la quarantena dal 13 di aprile al 3 di maggio e concedeva l'apertura dal martedì dopo Pasqua delle solo tipologie di vendita per prodotti di bambini e delle cartolibrerie. Subito dopo c'è stata una netta presa di posizione di due governatori, in primis Fontana della Lombardia e poi devo dire anche Zaia del Veneto. Quello della Lombardia addirittura ha vietato il martedì l'apertura di queste tipologie e ha dato un chiaro messaggio a Conte: il 3 maggio non è detto che la Lombardia riapre, dipenderà dalle persone infette e soprattutto dai morti. Vi ricordate questa cosa? Ma da ieri, per chi come me sta sempre attaccato davanti alla televisione, non abbiamo niente da fare per mantenerci aggiornati sull'evoluzione, abbiamo registrato una netta inversione di tendenza, di pensiero da parte di questi due governatori. Adesso non vedono l'ora di riaprire, vogliono subito far ripartire. Dico io, ma come mai questa cosa? Mi sono messo a cercare di analizzare e ho capito il perché. Sapete il perché? Non hanno più un centesimo. Perché al contrario ai nostri imprenditori, quando abbiamo saputo che è arrivato in Italia il coronavirus, la maggior parte di noi aveva già capito cosa doveva succedere, più o meno all'80%. Loro, che sono degli incapaci, poi soprattutto non hanno esperienze, che non hanno mai lavorato, non sono stati mai in prima linea come noi, non se l'aspettavano, non hanno messo in conto tutto quello che poteva scatenare e hanno cominciato a fare dei provvedimenti, fra cui quello più importante, occhio, lo slittamento per il pagamento delle imposte fino a giugno. Ma adesso si sono accorti che non hanno più un euro, praticamente non possono pagare più pensioni, stipendi, i loro compensi. E allora non gliene frega più niente della nostra incolumità della salute. Dobbiamo rimettere in moto perché devono subito cominciare a produrre, altrimenti noi rimaniamo senza soldi. È chiaro questo concetto? Mettiamolo un attimino da parte. Da oltre 20 anni quasi, io mi faccio una domanda, un po' per tempo, un po' perché non mi interessava tanto, non ho mai cercato di trovare una risposta. Qual è questa domanda? Come mai, dopo tutti gli scandali, Tangentopoli, le tangenti che abbiamo beccato i nostri politici, tutte le varie normative che hanno messo in essere, ci hanno bastonato, derubato noi imprenditori per tanti anni, in Italia non c'è mai stata una vera e propria rivoluzione, a parte quel fenomeno dei forconi, ma non si è registrato più di niente. Mentre invece, tutti quanti voi ricorderete, in Francia, per appena aver aumentato il 10 centesimi il prezzo del carburante, cosa hanno combinato i gilet gialli? Dico, come mai? Eppure non siamo un popolo di incompetenti. E sono andato a cercare di trovare una risposta. Nel frattempo, però, da 7-8 anni a questa parte, c'è stata un'altra domanda, penso che anche tanti di voi si saranno posti. Qual è questa domanda? Che dopo Monti c'è stata una netta crisi, era palpabile, tutti l'abbiamo vissuto, noi imprenditori, dal piccolo artigiano ad arrivare a Flavio Briatore, vivevamo una vera e propria crisi dal 2013 a venire avanti, che a dire la verità proprio nell'ultimo periodo si cominciava a venirne fuori. Come mai i ristoranti invece erano sempre pieni? Gli stabilimenti balneari la domenica non c'era posto, se volevi andare in piscina dovevi fare prenotarti, corsi di equitazione e quant'altro. Ma scusami, ma se la crisi c'è evidente, la tocchiamo noi con mano, come mai qua
invece non si registrano queste situazioni. E ve lo spiego io adesso, perché mi sono messo a studiare, a fare delle ricerche, avendo tanto tempo, e udite, udite quello che ho scoperto. Ho fatto delle slide, ve le mostro, anche se artigianali, col pennarello, per dare la possibilità a tutti quanti voi di bloccare il video, fare uno screenshot e andatevi a controllare se quello che vi dico è vero o meno come dati. Allora, il ragionamento qual è? Noi in Italia siamo poco più di 60 milioni, 60 milioni e 36 mila abitanti, chiaro? Che cosa succede? Ho cominciato a scalare tutta la parte inattiva. Cioè, in Italia, per esempio, ho tolto da questo totale i pensionati, 17 milioni e 800 mila. Guardate, poi vengono riportati i saldi, per chi non se li vuole fare, glielo ho fatti io. Poi ho sottratto gli altri pensionati, gli invalidi, non sono conteggiati tutti insieme. 3 milioni e 100 mila poverini invalidi, questi giustamente hanno bisogno. E 2 milioni e 100 di loro hanno gli accompagnatori, guardate. Poi ho sottratto tutti i ragazzi da 0 a 18 anni e più quelli che giustamente stanno studiando. Ho fatto la somma e, guardate un attimo, sono 11 milioni 320 mila adolescenti e studenti, così diciamo chiamati. Poi che cosa ho fatto? Ho sottratto i disoccupati. Quel dato ho preso il reddito di cittadinanza, quella genialità che hanno inventato i grillini, reddito di cittadinanza, 2.550.000. Ho preso per buono questo dato perché tutti i disoccupati hanno fatto richiesta, sì, chi prenderà 100 al mese, chi prenderà la massima, però tutti quanti sono rientrati. Poi ho sottratto, quindi questi sono gli inattivi, poi ho sottratto i dipendenti pubblici. Guardate un po', 3.550.000 dipendenti pubblici, sanità, istruzione, sicurezza e quant'altro. Quindi il totale di questa mia analisi che cosa ha prodotto? Che gli inattivi, quelli che sono pensionati, disoccupati, studenti, sono 36.820, il 60% della popolazione. Poi ci sono a servizio pubblico, diciamo quelli che lavorano ma non fanno parte della parte attiva, ma sono a servizio della parte produttiva, i dipendenti pubblici, per intenderci. 4.250.000 e sono l'8%. Poi rimane il 32%, 19.914.000, la parte attiva. Però ascoltatemi un attimo, in quei 19.914.000 non sono tutti imprenditori. Ci sono un'altra fetta grossa di persone che sono i dipendenti privati, tipo quei pubblici, però che lavorano con aziende private. E ho sottratto anche loro. 14.700.000. Quindi alla fine che cosa è risultato? Che 5.214.000 siamo gli imprenditori, artigiani, professionisti, avvocati, commercialisti, giornalisti e quant'altro. E questo dato è confermato da un'altra ricerca che ho fatto su Google. Quante partite IVA sono attive in Italia? 5.300.000, più o meno ci siamo, 5.214.000. Tanto è vero che ci sono state poco più di 3 milioni di richieste per le fatidiche 600 euro, perché la differenza che manca sono tutte quelle aziende che non potevano avere il contributo perché di fatto sono rimaste in attività, supermercati e quant'altro. Quindi sommando gli inattivi, i dipendenti statali, i dipendenti del privato, signori miei, udite udite, il 91% sono quelli che restano, e noi, imprenditori, artigiani, commercianti, tutta la parte veramente produttiva, appena il 9%, 5.214.000. Noi siamo la parte che siamo investiti dai provvedimenti capestri del governo, dalle bastonate, ce ne combini tutti i colori. Però, ahimè, non facciamo testo, non possiamo mai fare una rivoluzione in Italia, perché siamo appena il 9%. E non facciamo testo neanche a sceglierci chi ci governa, perché col 9% non potremo mai cambiare le sorti di questo Stato. La maggior parte, l'altro 91%, tutto sommato, anche se non potrà, diciamocela tutta, fare grandi cose con quello che prendono di pensione, di stipendi e quant'altro, però stanno tranquilli e beati, vanno ai ristoranti, si fanno il corso di equitazione, alla piscina, al mare, e non ne può fregare di meno. Ecco perché noi non la faremo mai una rivoluzione. Perché si fanno le rivoluzioni nello Stato? Quando la maggior parte della popolazione vive dei forti disagi. Allora solo in quel caso c'è un vero e proprio stravolgimento. Però, fortuna nostra, è arrivato il coronavirus. E questi, presi dall'euforia, presi dal fatto che sono
diciamo, incompetenti, hanno fatto delle azioni che mai avrebbero dovuto fare, quella di slittare i pagamenti delle tasse, e adesso se ne pentono. Però in verità, vicino ai nostri politici, c'è qualcuno che ha, capisce un pochettino, per fortuna c'è qualche consulente, che li ha messi in guardia, in particolar modo a Conte, e gli ha detto, guarda che qua, se questi non pagano le tasse, non avremo più i soldi per pagarci noi, i pensionati, gli stipendi, e in Italia succederà una vera e propria rivoluzione. Corri e ripari, non avendo soldi lo Stato, che ha fatto Conte, consigliato dai suoi consiglieri, andiamo a fare pressione sulle banche. Sono andati alle banche e gli hanno detto, voi dovete prestare i soldi, perché altrimenti noi qua facciamo bancarotta, siamo praticamente falliti. Quindi prestate i soldi alle aziende, non per rimettere in moto, che avete capito? Questi vogliono i soldi dalle tasse. E allora, a proposito di prestito, attenzione, io sono andato per i 25.000 euro, quelli che dovevano passare con una semplice richiesta, vogliono il DURC, il bilancio, non vi fate illusioni, però sicuramente Conte farà un'enorme pressione, staremo a vedere, un'altra scommessa che voglio fare con voi. Farà pressioni con le banche, cercherà di aumentare, di dirgli dovete dare a tutti, altrimenti questi non pagano. Allora, che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo approfittare di questa situazione. Indipendentemente se riusciamo a prendere i soldi di prestiti e quant'altro, se li riceviamo, preoccupiamoci dei nostri dipendenti, preoccupiamoci dei fornitori, e se ci avanza qualcosa mettiamoceli da parte, perché non sappiamo cosa succede. Noi imprenditori non dobbiamo pagare più tasse fino a che non usciamo definitivamente da questa situazione del coronavirus. State tranquilli, pur che pagheremo con qualche ammenda, qualche morosità, non ce ne frega niente, però fino a che non è definitivamente archiviato Covid-19, come cavolo si chiama lui, coronavirus, nel senso che avranno trovato un vaccino, una cura, quindi non influenzerà più la nostra economia, abbiamo la scusa per non pagare. Cosa succederà? Che massimo loro, maggio, giugno, riusciranno a pagare, non pagheranno più, e a quel punto potremmo contare sulla collaborazione di tutta quella parte che tutto sommato, anche se vive limitatamente, sta tranquilla e beata, tanto ci siamo noi, 8%, che garantiamo e lavoriamo e facciamo sì che tutte queste persone vengano pagate, si schiererà insieme a noi, capirà l'esigenza, e allora sì che tutti quanti insieme, cominciando dai comuni, dalla regione e poi a Roma, andiamo lì e li prendiamo tutti quanti a calci nel sedere come merito questo branco di incapaci. La maggior parte di loro sono incapaci e la maggior parte di loro non ha mai lavorato in vita loro. Quindi questo è il vero vantaggio enorme che abbiamo davanti a noi, regalatoci dal coronavirus, e noi non possiamo assolutamente perdere l'occasione. Quindi io non faccio un appello, io vi imploro, non pagate un centesimo fino a che questa emergenza non sarà finita. Non vi preoccupate della morosità, di quello che dovremo andare a pagare in più domani. Abbiamo tutto da guadagnare, perché praticamente l'Italia, signori miei, è già fallita. Perché? Ve lo dico io perché. Ho fatto un'altra ricerca dal punto di vista economico, parlano di crollo del 10% del PIL, ma quando mai? Non ci vuole una laurea in economia, non ci vogliono statistiche e quant'altro. Ho scoperto che c'è un valore indicativo che si muove pari passo dell'economia, non come numero, ma come grafico. Ad esempio, noi quando andiamo a fare le analisi, noi maschietti che abbiamo sempre l'incubo della prostata, se andiamo a farci l'analisi del sangue, il valore del PSA ci fa capire se abbiamo una certa patologia. Quindi, con questo valore capiamo questo. Io ho scoperto, per esempio, che il consumo del carburante, gasolio e benzina è praticamente identico alla curvatura dell'economia. Bastano 100 litri, impressionante, in meno di consumo di carburante per avere una minima oscillazione in negativo dell'economia. Quindi è facile. Guardiamo il dato del carburante. Nell'ultimo mese è crollato del 90%. Quindi che cosa significa? Che il prodotto interno lordo, il cosiddetto PIL, in quel mese è crollato matematicamente del 90%. Quindi fatto 100 il prodotto interno lordo durante l'arco dell'anno, 12 mesi, ho diviso, scusate mi è cascato l'auricolare, ho diviso per 12 mesi, è venuto fuori che in un mese noi abbiamo perso 7,5 punti del PIL. Considerando che questa situazione è partita da aprile, poi ci sta marzo, è partito, adesso ci sta aprile, e sicuramente, ad essere ottimisti, almeno il 15 di maggio deve ripartire tutto agli stessi livelli, cosa impossibile, abbiamo perso matematicamente, scientificamente, 18,75% del PIL, praticamente
siamo già, ci possiamo considerare già falliti, ma se dobbiamo fare un'analisi dettagliata, secondo me oscilliamo tra il 25 e il 30%. Quindi, siccome ci dovremmo trovare davanti a questa catastrofe, cari amici, cerchiamo di ritardare il pagamento delle fatture, diamo uno scrollo dall'albero, così facciamo cadere queste melevacce e potremmo contare sull'aiuto di tutta la cittadinanza, non del 9% che siamo noi, ma dobbiamo contare anche su tutti quelli che non avranno più reddito di cittadinanza, sui pensionati, sui dipendenti. Saranno con noi per andare a prendere questi signori a calci nel sedere, come meritano. Se condividete, dopo aver fatto il riscontro di questi dati, questo video, vi prego vivamente di condividerlo per diffonderlo quanto più possibile, perché tutti, dal piccolo artigiano al fabbricatore, a tutti i professionisti, avvocati, commercialisti, devono capire l'importanza di non pagare. Io non dico che non dobbiamo pagare, dobbiamo bloccarci perché abbiamo una giustificazione più che valida, viviamo un'emergenza, non sappiamo. Quindi se ci avanza qualche soldino, lo Stato deve aspettare. Vi voglio bene e vi auguro una buona domenica e soprattutto da lunedì cominciate a vedere se ho ragione o torto, se avranno una netta inversione di tendenza tutti quanti che vorranno adesso riaprire, per forza, non avranno più i loro stipendi. Ciao ragazzi!